Bisogna che da queste macerie morali, umane e economiche del coronavirus si esca con un progetto condiviso. E il progetto può essere condiviso se la comunità intera del Paese condivide l'operazione verità fatta da questo giornale e ciò che è raccontato e documentato nella grande balla. Bisogna che quello che i conti pubblici territoriali della Repubblica Italiana hanno scritto, e cioè che 60 miliardi dovuti al sud ogni anno vanno al nord, per cui le risorse che potevano finanziare lo Stato sociale e la crescita competitiva investendo in infrastrutture di sviluppo del Mezzogiorno hanno alimentato una spesa pubblica abnorme in molte regioni del nord, a loro volta alimentando assistenzialismo e aprendo alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Bene, questa distorsione va prima condivisa e poi va corretta. Il tempo è finito, la crisi è molto più rilevante di quella del 2009, di quella del 2011. La lentezza con cui si procede nel fare arrivare gli aiuti e nel concepire un disegno di politica industriale è molto pericolosa, perché la polveriera sociale che è già in atto nel Paese, se non c'è un cambio di rotta immediato, in autunno è destinata ad esplodere. Per questo chiediamo a chi guida la politica economica di prendere le proprie decisioni e di attuarle subito. Proteggere l'economia italiana è un atto dovuto, spendere e spendere bene è moralmente obbligatorio e economicamente